Requisiti minimi richiesti per questa top 10: essere cattivissimi e indossare una maschera. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 smascheramenti nei film horror. Ma prima di iniziare, una cosa importantissima: pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Vedremo scene cardine di alcuni dei nostri film preferiti e anche di alcune belle porcherie, perché no, che hanno questo unico momento valido in cui il cattivone viene smascherato letteralmente e non. E siccome in generale si tende a togliersi la maschera negli ultimi 5 minuti di film, beh, mega spoilers! Who are you? Numero 10, il capetto educatissimo, la notte del giudizio. In questa versione di mondo, per una notte all'anno, ogni crimine è permesso, pure l'omicidio. Bello, bello, bella merda. Come immaginerete, c'è gente che non si fa troppi problemi morali a darci giù di massacri. E come immaginerete, ci stanno anche cristiani normali che non vogliono cazzi, tipo la famiglia Sandin, che quindi si nasconde in un bunker casalingo al cui campanello però suona un gruppo di allegri criminali il cui capo chiede di entrare con grande gentilezza, rimuovendosi anche la maschera. Your home tells me you're good folk, just like us. Guardate che sorriso rassicurante di chi si vuole solo divertire un po' uccidendo qualcuno. Che fate? Non lo fate entrare? Don't deliver him by the aforementioned time. We'll release the beast on him. Che gentile. And on you. Alla numero 9, l'uomo mascherato. Beh, giustamente, Hush. Questo loschissimo figuro molto mascherato perseguita una giovane donna che, per di più, poverina, è anche sorda. Quindi per combatterlo deve fare affidamento su vista e tutto il suo grande intuito. E in un momento di disperazione Maddie lascia al killer un biglietto dicendogli che, guarda, se vuoi puoi ancora andartene, non ti ho visto in faccia, non ti denuncio. Al che il killer dice, ah cazzo, è vero, mi sono scordato di farti vedere la faccia. Si toglie la maschera e le fa capire che non gli importa di molto se non di ucciderla. You've seen it now, haven't you? Numero 8, Sam, la vendetta di Halloween. Un horror di metà anni 2000, a storie tipo i piccoli brividi, distribuito in direct to video, ossia i tre ingredienti perfetti per vedere una pecionata, però divertente. Un bimbo, che è l'incarnazione di Halloween, se ne va in giro mascherato a chiedere dolcetti. Solo nella parte finale vediamo che il bimbo con la testa coperta da un sacco tutto il tempo ha preso questa cosa dell'essere lo spirito di Halloween, molto sul serio, visto che in pratica è il Bow Bow di Nightmare Before Christmas. Alla numero 7, Thomas, o forse Simon, The Orphanage. Simon? Faticherò a farvi capire qualcosa della trama, perciò spero l'abbiate visto. Laura ricompra l'orfanotrofio in cui è cresciuta per renderlo una casa famiglia, e fin qui. Simon? Ma lì suo figlio Simone inizia a conoscere bambini che forse non esistono, compreso tale Thomas, sempre mascherato. Poi a una festa Simone sparisce e non si trova più per 6 mesi. Laura allora inizia a vedere anche lei il bimbo mascherato, Thomas, e una vecchia assistente sociale muore e si scopre che il bimbo è suo figlio, morto anche lui però, quindi è un fantasma. Perciò alla fine, dopo tutti sti giri, Laura trova un corpo mascherato di un bimbo e dice sarà di Thomas, e invece gli toglie la maschera e è Simone. Se ci avete capito qualcosa, è questo il momento per fare cosa? Numero 6, Mister Maschera d'Agnello, you're next. Un'orrenda cena di famiglia di una famiglia orrenda è una situazione migliorabile solo aggiungendo all'equazione un po' di massacri vari per rendere il party un po' più piccante. Alcuni killers mascherati ravvivano la serata massacrando tutti e non sembra si possa fermarli. Poi però Erin risponde e si capisce allora che i killer hanno attaccato per un motivo. Tra tutti salta fuori alla fine che Mister Agnello è un killer, sì, ma un killer assoldato da qualcuno. E quel qualcuno è il giovane fratellino Crispian, che ha uno spirito di famiglia tutto suo. Excuse me? You say that like it's my fault. Numero 5, l'esimio dottor Hannibal Lecter, il silenzio degli innocenti. Hannibal Lecter, in qualche modo, seppur legato, mascherato e incarcerato, riesce a farsi dare in custodia alla efficientissima polizia di Memphis. E lì si diverte un bel po'. Avvertiti da colpi di arma, altri agenti corrono al quinto piano, dove dovrebbe essere tenuto in cella, e lì scoprono che il pacato killer è fuggito, sbudellando l'agente Boyle e sfigurando Pembry, che però è ancora vivo e viene spedito subito in ospedale. Al che inizia la caccia a Lecter. Peccato però che lo sfigurato Pembry sull'ambulanza non sia proprio Pembry. Numero 4, Michael Myers. Halloween 5, la vendetta di Michael Myers. Uncle? È
Eccoci con il nostro amato cattivone col mononeurone. Cammina, uccidi. E in questo caso, in un seguito non indimenticabile della saga, punta a Jamie, sua nipote, che tra l'altro aveva già provato a uccidere l'anno prima senza riuscirci. E beh, allora. Solo che sul punto di uccidere una sua parente. Let me see. Michael sembra quasi tentennare. E allora, in un momento di pietà, non ci crederete, si toglie la maschera e lo vediamo piangere, distrutto dal rimorso. Let me. Numero 3, Leatherface. Non aprite quella porta del 2003. Se il tuo nome, manco ce l'hai, ma è una parola che indica che porti una maschera, sei in questa lista. Gli piacciono le maschere e non le compra. Se le fa, sì, con la vostra faccia. Il classicone originale del 1974 non ci fa mai vedere la faccia di Mr. Motosega, ma nel remake del 2003 abbiamo finalmente una scena in cui riusciamo a vedere il suo orrido volto. Quando non sta squartando qualcuno con la sua motosega è perché sta facendo un po' di bricolage per rinnovare le sue maschere in pelle. E in una scena così lo vediamo cucirsi quella nuova e togliersi la vecchia per rimpiazzarla. Al che abbiamo un breve scorcio di quanto il leather non sia sto gran fico. Numero 2, Billy e Stu in Scream. Surprise, Sydney. E beh, parlando di maschere, non parli di Scream. In questo super lavorone di Wes Craven, pace all'anima di un genio, il film ci lascia sul chi va là tutto il tempo e poi con un colpo di scena finale pazzesco. Il killer che minaccia Sydney non è un'unica persona. E la cosa divertente è che, visto negli horror, il colpevole è sempre il fidanzato e poi alla fine non lo è mai. E invece in Scream, sì che è il fidanzato, che ha lavorato tutto il tempo vestito da Scream in coppia con il migliore amico. I due simulano la morte di Billy e creano le basi per uno smascheramento da classico del cinema. Stracopiato da una marea di altri film che hanno provato a essere così fighi, ma senza mai riuscirci. What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Numero 1, Jason, in Weekend di Terrore, che sarebbe venerdì 13, parte 3. Jason si è esibito in alcuni dei seguiti più inguardabili mai visti, sempre uccidendo oceani di persone a volto coperto, da un sacco fino al terzo, in cui poi diventa stiloso con la sua maschera marchio di fabbrica. In questo film sta tentando di far fuori Chris Higgins, dandogli la caccia e mettendosi la maschera da hockey per non far vedere quanto è brutto, fondamentalmente. E durante il combattimento finale, Jason, con una corda attorno al collo, si libera della sua maschera senza neanche troppi motivi, rivelandosi in tutta la sua deforme non bellezza. Vi è piaciuta questa lista? Mi raccomando, guardate anche questi altri video e iscrivetevi a What's Mojo Italia!